Ciao, sono Martino e sono il direttore editoriale di Casa Sirio, la casa editrice che pubblica quei libri che proprio non puoi smettere di raccontare. E voi mi direte, ma cosa vuol dire che non puoi smettere di raccontare? Vuol dire, per esempio, prendere proprio a idolo un ex presidente americano, Teddy Roosevelt, il Roosevelt meno famoso, possiamo dire, che affermava che per avere successo nella vita bisogna essere gentili con tutti, ma portarsi dietro sempre un bastone bello pesante che aiuta a convincere le persone. Questa cosa e altre centinaia di aneddoti le ho scoperte in un libro, il libro che ha inaugurato la nostra collana extra, Mr. President, da George Washington a Donald Trump, scritto da Fernando Masullo e illustrato da Andrea Bozzo. Innanzitutto, che cos'è Mr. President? Mr. President è un libro che contiene le 45 biografie illustrate dei presidenti americani. Adesso mi direte, ecco qua, un altro libro di storia. Invece no, non è proprio così, perché gli autori, quando hanno scritto queste biografie, avevano in mente un'altra cosa. Loro volevano far vedere il presidente americano sotto il profilo di uomo, di persona. Perché se è vero che tutti loro sono stati presidenti per 4 o 8 anni, alcuni di più, come Roosevelt, altri parecchio meno, lo scoprirete nel libro, per tutta la loro vita sono stati uomini. E allora George Washington non è più solo il padre della patria o colui che girava con una carrozza trainata da 6 cavalli bianchi, un uomo altissimo, bello, imponente, ma era anche colui che girava con una dentiera sempre diversa, perché a 20 anni il poveretto non aveva più un dente. Oppure Thomas Jefferson. Jefferson, colui che ha scritto la Dichiarazione di Indipendenza. Tutti gli uomini sono nati uguali e queste cose meravigliose. Ecco, Jefferson era quella persona, ma era anche la persona che alla sua morte aveva ancora centinaia di schiavi al suo servizio, schiavi che poi sono stati venduti per pagare i suoi debiti e il funerale. Quindi tutti gli uomini sono nati uguali, tranne alcuni che sono un po' meno uguali degli altri, possiamo dire. Potrei andare avanti a farvi l'elenco, ma vi lascio il tempo di leggere il libro e di scoprirli, perché sono meravigliosi. Ogni presidente, persino quelli minori, quelli che per un motivo o per l'altro o hanno governato poco perché sono morti prima, ammazzati o di morte naturale, oppure quelli che persino il sito della Casa Bianca scrive poche righe perché non sapeva cos'altro dire, ha 4 pagine dedicate, 3 scritte della sua biografia e una con un'illustrazione di Andrea, che è un'illustrazione narrativa che, vista assieme alle storie, riesce a dare un quadro completo su ogni presidente. Noi poi abbiamo aggiunto anche una piccola linea temporale. Ogni presidente ha segnato in alto infatti una striscia dove sono elencate le cose più importanti successe durante ogni presidenza. Adesso però mi fermo con le informazioni e inizio a rispondere alle vostre domande. Sì, c'è Donald Trump. Pensate a quando sono nati gli Stati Uniti, 1789. La data vi dice qualcosa? Vi ricordate un altro evento molto importante che è successo durante quegli anni? Se non ve lo ricordate, ve lo dico io. Se ve lo ricordate, ve lo devo dire io comunque, perché è un video e non riusciamo ad avere un'interazione. 1789 c'è la Rivoluzione Francese. Quindi due dei pensieri che hanno condizionato l'Occidente negli anni successivi sono nati nello stesso anno, nonostante Francia e Stati Uniti fossero fisicamente distantissime e molto difficili da raggiungere l'un l'altra. Entrambe però parlavano assieme, chiacchieravano assieme molto. Per scoprire quanto e in che maniera dovete leggere Mr. President. Sì, Andrea è un fenomeno e quando prendi in mano un libro non riesci più a fare a meno di guardare tutte le illustrazioni perché quasi parlano, sono una cosa meravigliosa e ce n'è una più bella dell'altra fino ad arrivare all'ultima, a Donald Trump, che non ve la potete perdere. Fernando è stato per 10 anni corrispondente dagli USA per la RAI. Poi, quando è tornato, è stato il vice direttore del GR e di Rai 3, dove tra le varie cose ha inventato Ballarò, e si muove e scrive come solo i grandi giornalisti riescono a fare, prendendo le fonti, leggendo le fonti, confrontando le fonti. Cliccate qui sopra per scoprire quali altri libri pubblichiamo. E se poi il video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividetelo con i vostri amici e noi ci vediamo alla prossima storia.